La notizia più importante al Consiglio Comunale di giovedì non è affatto il disco verde alla manovra economica 2020 e quindi IUC, Tari, IMU e al bilancio consuntivo 2019, ma che la maggioranza, un giorno sì e l'altro pure, continua a regalare sorprese e scossoni, talmente tanti che si fa fatica a contarli tutti. L'ultimo malpancista è Pasquale Castellano che ha deciso di tornare al passato. Non più Italia in Comune, ma di nuovo Progetto Comune Viviamo la città, di cui era capogruppo. Impegnandomi a rilasciare una dichiarazione più ampia a mezzo comunicato stampa circa la conclusione della mia esperienza all'interno del gruppo consigliare Italia in Comune, dichiaro di fuoriuscire dal gruppo consigliare Italia in Comune e pur continuando coerentemente a sostenere l'operato del sindaco e la sua azione politica di ridar vita al gruppo autonomo Progetto Comune Viviamo la Città. Ma Castellano a parte, il giovane consigliere ha ricordato un altro giovanissimo che però non c'è più, Michele Perrini, non sono mancate durante tutta l'assise diversità di vedute tra i consiglieri e gli assessori, Domenico Nacci in primis, sui provvedimenti da licenziare. E l'opposizione ovviamente ha stigmatizzato questi comportamenti denunciando a più riprese una politica a loro dire diventata un ufficio di collocamento. Il resto della seduta ha ben poco da raccontare se non in via libera appunto ai regolamenti dell'imposta unica comunale dell'Imu e dell'Atari. Ci avrà come nuove scadenze 10 ottobre, 10 novembre e 10 dicembre e sarà del ben 25% più bassa per tutte quelle attività bloccate dal Covid-19.